Buongiorno, lavoro in istituto da 12 anni, occupandomi all'interno del progetto Tartaruga, come ha già detto la dottoressa Di Renzo, del coordinamento, che è inteso da noi non solo come programmazione e monitoraggio degli interventi di terapia dei bambini, ma soprattutto per la funzione terapeutica che il coordinamento svolge, perché dal momento della prima visita e per tutta la durata della presa in carico del paziente, che la presenza continuativa di una figura professionale che si interfaccia costantemente con la famiglia svolge la funzione terapeutica di mantenere attiva e costante la rete di comunicazione tra gli operatori e la famiglia. Abbiamo infatti visto che nel disturbo dello spettro autistico una delle principali difficoltà riguarda la comunicazione, che si altera precocemente tra genitore e bambino proprio a causa dell'incapacità di quest'ultimo, del bambino, di attivare un normale accudimento. Ed è la difficoltà di comunicazione che rende decisamente complessa qualsiasi forma di interazione, per cui i genitori sperimentano, già prima di aver ricevuto una diagnosi, un senso di inadeguatezza. E il senso di inadeguatezza annichilisce, paralizza, o può spingere per difesa la famiglia a un iperattivismo, magari tentando una serie di approcci terapeutici tra i più disparati nel tentativo di trovare delle risposte. Allora la presenza continuativa di un professionista a disposizione del genitore svolge un'importante funzione terapeutica di contenimento delle loro angosce e dei loro dubbi, per evitare che lo sconforto e la confusione li portino ad una frammentazione interiore che poi si traduce in agiti poco funzionali per lo sviluppo del bambino. All'interno dello spazio del coordinamento si ha quindi un lavoro costante di rielaborazione e condivisione dei contenuti, di quanto è emerso in terapia e di quanto riportano i genitori, e questo ci consente di attivare il processo di generalizzazione, così che l'abilità che il bambino acquisisce all'interno del setting o anche il genitore possa essere poi utilizzata in altre situazioni. Tutto ciò nell'ottica costante di favorire l'integrazione delle varie componenti dello sviluppo del bambino, che come abbiamo visto sono integre ma non integrate tra di loro. Lavorando con il genitore poi sulla discrepanza tra il bambino ideale e quello reale, si può favorire il processo di sintonizzazione degli stati affettivi, che è un elemento imprescindibile per qualsiasi relazione con l'altro ed è quanto andiamo a lavorare sin dal momento della prima visita, dove avviene l'osservazione, che è svolta da un'equipe multidisciplinare. E successivamente, nel momento della restituzione della diagnosi, quello che noi faremo non è solo riportare i dati ottenuti dai test standardizzati e tantomeno un'etichetta diagnostica dove inquadrare il bambino, ma uno studio attento delle risposte emozionali, dei sintomi di quello specifico bambino e dell'impatto che queste hanno per il suo sviluppo e in relazione al suo ambiente. Ad esempio, diventa fondamentale far comprendere al genitore il senso delle stereotipie che veicolano sempre un significato che può permettere un avvicinamento al mondo interno del proprio bambino, quindi l'avvio e il rafforzamento del processo di sintonizzazione che fino a quel momento è stato deficitario. Allora, come abbiamo visto, noi evidenzieremo non solo le difficoltà, ma soprattutto i punti di forza e collocheremo il nostro intervento all'interno di quella che Vygotsky ha definito zona di sviluppo prossimale, vedendo il bambino in quello che è il suo sviluppo potenziale, in particolar modo, oltre il suo sviluppo ovviamente attuale, ma perché il bambino ha la possibilità di raggiungere uno sviluppo grazie all'aiuto delle persone e in primis della famiglia. Ecco perché per noi è fondamentale lavorare anche con la famiglia. Come hanno già ampiamente evidenziato i miei colleghi in questa mattinata, e come avete soprattutto potuto vedere nei video, nelle terapie in istituto, la funzione di rispecchiamento espletata dal gruppo dei genitori e dei bambini, la possibilità di confronto con l'altro, dove l'altro si pone come uno specchio delle emozioni e il contenimento del terapeuta, facilitano l'apertura verso l'esterno. Si scopre quindi progressivamente il piacere di giocare insieme,
della condivisione e si impara a seguire i percorsi del bambino per aiutarlo a trasformarli, per poter stare insieme, quindi senza necessariamente avere delle finalità didattiche. Questa mattina abbiamo avuto abbiamo visto le terapie in istituto di logopedia, musicoterapia, psicomotricità, i gruppi esperienziali dei genitori e a seguire vedremo anche il lavoro dei gruppi terapeutici per i genitori, tutti caratterizzati da una prospettiva psicodinamica. Perché la cosa fondamentale per noi è incontrare il bambino partendo dalla sua corporeità, al fine di lavorare sull'integrazione sensoriale minata costantemente dal disturbo, per raggiungere una migliore consapevolezza di sé e dell'altro. Per favorire un avvicinamento del genitore al suo bambino, uno stimolo importante è dato dagli approcci alla dimensione corporea. Abbiamo visto l'intervento di osteopatia, abbiamo svolto in questi anni degli incontri di massaggio pediatrico insegnato alle madri, ma di reale efficacia sono anche gli incontri di nuototerapia e di pet therapy, perché abbiamo constatato che nello spazio con gli animali e con l'acqua si ha una forte carica motivazionale per l'elemento di novità che costituiscono all'interno dell'intera famiglia, ma soprattutto per l'esperienza sensoriale che il bambino può sperimentare, stimolo fondamentale al processo di integrazione. Questi interventi terapeutici favoriscono il rilassamento e allo stesso tempo l'impegno attivo da parte del bambino. Ed è da queste premesse che, a partire da questo settembre, è iniziato l'intervento di onoterapia e relativo progetto di ricerca con la facoltà di Palermo, dove sono coinvolti 60 bambini. Lavorando in piccoli gruppi di massimo 6 bambini per circa 50 minuti, si svolgono delle attività psicomotorie a terra e con l'animale dentro il tondino, che vanno dalla osservazione dello stimolo circostante, dell'ambiente circostante, all'esplorazione dell'animale, scegliendo opportunamente di creare un incontro tra il corpo del bambino e l'asino, con movimenti che sono sempre lenti e delicati. Si attende anche di essere cercati dal bambino, perché si viene a creare una triade bambino-asino-operatore che è un contenitore affettivo e accogliente che comunica e ascolta. L'asino diventa il mediatore emozionale e catalizzatore di processi socio-relazionali. La comunicazione sul piano emotivo è l'elemento della terapia. Ma perché è stato scelto proprio l'asino? Perché l'asino ricerca attivamente il contatto, ma non è invadente. Il suo corpo è fonte di piacevoli stimoli, è calmo, induce a rallentare i propri ritmi, non ha reazioni nevrili, non tende alla fuga. Si crea un'attivazione emozionale positiva, basti pensare al suo aspetto buffo, che stimola la curiosità nel bambino e le sue dimensioni non mettono certo paura. Ispira tenerezza, calore relazionale, intimità, gioco, divertimento. Ma vediamo quanto ho appena detto nelle immagini dei protagonisti. Come abbiamo detto, l'incontro si svolge in un contesto naturale, quindi è importante già come stimolo il fatto di osservare l'ambiente e l'animale. Poi accudirlo e imparare a controllare i propri impulsi aiuta a delimitare il proprio confine e quello dell'altro. Però metti le mani sulla pancia, sulla pancia, sulla pancia. Ok. Sciame Davide. Bravo, tieniti così sulle. Ciao. La relazione attraverso una comunicazione non verbale consente la scoperta di sé attraverso il contatto corporeo, l'attenzione quindi alle proprie emozioni, la relazione con l'altro diverso da me. Qui siamo in presenza di un altro tipo di comunicazione, non abbiamo bisogno delle parole, il linguaggio è il corpo. La relazione con l'asino si articola su un piano profondo, istintuale, arcaico. Allora, il
bambino prima di stare in questa condizione seduto con in mezzo agli operatori, piangeva perché si era spaventato nell'incontro con l'asino. Allora gli operatori scelgono di creare un primo contatto attraverso la lunghina, attraverso la corda. Preoccupato, ma sentono che è lavorabile, infatti. E poi le gambe gliele mettete su. Le gambe su? Lo tengo io. Ok? Le dondolate. Qui sono al primo o secondo incontro. Guardami. Oh. Guardami. Guardami che sennò cadiamo, guardami. Mi stai guardando? Giù. Ok. Il punto è che il bambino l'ha guardato. Ecco, sul lettino. Adesso dondoliamo. Dondoliamo. E quanta attenzione. Ok, su, rifallo partire conduttore. Pronto, quando vuoi. Quando vuoi fallo partire. La corda, tieni. Lo fai partire tu, pronto? Lo schiaffetto diamoglielo sul collo, ecco, via. Guardami, mi devi guardare però, se non mi guardi cadi. E scivoliamo giù. Ma sei stato bravissimo. A volte prima del contatto con l'asino qui è tagliato, c'è un lungo momento di ricerca di contatto per poi mediare e fare da ponte con l'asino. Come stiamo vedendo, la relazione che si crea con l'asino e con gli operatori è spontanea, flessibile, ma anche programmata per favorire il miglioramento di quelle che sono poi le funzioni fisiche, sociali e emotive del bambino. E qui è il riconoscimento dell'esistenza dell'altro, come altro da me, dotato di una sua volontà, dei suoi bisogni e dei suoi istinti, di una sua individualità e intenzionalità, che crea le condizioni per l'instaurarsi di una relazione efficace. Qui c'è un momento importante dove loro si guardano. Okay.
sì.